Bruna San Massimo lascia l'assessorato e torna al suo lavoro. L'annuncio è dato in via ufficiale davanti all'intera giunta, che elogia il suo operato nonostante polemiche e critiche, ed è proprio lei a spiegare le ragioni delle dimissioni. La verità è solo che io, insomma, un percorso l'ho concluso e per motivi esclusivamente professionali e personali che sono costretta proprio a lasciare, perché anche ultimamente non riuscivo più a coniugare gli impegni professionali con l'attività che qui deve essere continua e deve essere straordinaria, perché l'amministrazione, insomma, richiede una presenza giornaliera. A prendere il suo posto in via temporanea sarà il sindaco Marco Alessandrini, che nel farlo esprime gratitudine all'operato dell'assessore con tanto di abbracci e fiori. L'assessore San Massimo si è spesa, abbiamo approvato due bilanci e un piano di riequilibrio, a testimonianza del fatto che la centralità del lavoro che noi abbiamo svolto è stata, ai noi, concentrata sui conti e sulle esigenze di equilibrio finanziario. Oggi l'assessore ha avviato un percorso di risanamento, noi su quel solco continueremo la nostra azione. Il sindaco assumerà ad interim sì le deleghe dell'assessore e poi, insomma, ci saranno una redistribuzione nei prossimi giorni. Si attende un rimpasto di giunta ora per scoprire poi a chi verrà affidato il delicato ruolo che ad oggi ha sollevato amarezza e critiche da cittadini d'opposizione. Il sindaco, in accordo con l'amministrazione, con la maggioranza, col partito, ha già delle idee su come rilanciare e rafforzare ancora di più la giunta, perché questo è l'obiettivo, e per poter dispiegare adesso, dopo la fase 1, la fase 2, dispiegare il progetto, la visione sul rilancio e lo sviluppo della città di Pescara.